Sì, perché vede, c'è un pensiero unico. Il pensiero unico è che il problema sia il debito pubblico. Che ad esempio detto, che il pericolo è l'inflazione, questo lo può dire un tedesco scioccato da Weimar e dall'iperinflazione degli anni 20. Il problema è la crescita economica. All'inizio davanti, anche lì, dei governatori centrali di scarsa capacità tecnica consegnarono i gioielli della corona, ricordo la nuova pignone, la siderurgia a ciclo integrale, la chimica etilenica, a prezzi di sconto. È completamente pazzesca la politica che si sta conducendo. Non di quelli che vivono di luoghi comuni come questi, che il problema è il debito pubblico. Perché in un momento di recessione e di depressione incipiente, fare una politica di austerità come quella che si sta facendo, con le imprese che pagano il 70% di tasse, vuol dire ammazzare il sistema industriale. Non c'è mai stato in Europa, dopo il secondo dopoguerra, un evento come il nostro. Il problema vero è che generalmente, prima, se noi avessimo ancora la sovranità statuale, potremmo uscire rapidamente da questa situazione. Il problema, sono d'accordo che non ce l'abbiamo, ma allora se non ce l'abbiamo, questo non vuol dire che dobbiamo andare allegramente alla distruzione. Io quello che contesto è che siano tecnici. Non è mai esistita una moneta senza Stato nella storia del mondo. Non sanno da dove comincia la teoria economica. Questo è un governo crudele, non è un governo di tecnici.